Buongiorno, io sono padre Franco Ciccimarra, il presidente della GIDAE, associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro per tre grandi ambiti e settori di attività: tutte le scuole cattoliche, le realtà socio-sanitarie e assistenziali e di recente anche le università pontificie di diritto italiano. In questi tre contratti abbiamo previsto l'assistenza sanitaria integrativa, che speriamo di poter condurre in porto con la collaborazione dell'Unisalute, per cui mi trovo qui in questa vostra sede e convegno. È stato un tentativo, il primo in Italia, per dare da parte dei datori di lavoro un contributo al welfare dei nostri dipendenti, che sono qualche decina e decina di migliaia, affinché oltre la normale retribuzione si vedano supportati da questi strumenti ulteriori di salute e di sanità. Credo che nei prossimi giorni faremo partire queste due strutture, fondamentalmente ASI, Assistenza Sanitaria Integrativa per il settore scuola e università, e l'ASI sociosanitaria per il settore sociosanitaria assistenziale. Pensiamo che si tratti di un intervento molto positivo per le nostre strutture, per i nostri collaboratori soprattutto, che si vedranno accompagnati nella loro vita quotidiana da questo supporto in materia di salute e di sicurezza sociale.